Dopo il successo di Bologna, la primavera del Napoli crolla in casa contro la Sampdoria. Nel primo tempo i blucerchiati prendono possesso del campo. Il Napoli non è mai pericoloso. La Sampdoria passa anche in vantaggio molto presto. Al quarto Somma trova il varco per inserirsi in area di rigore e serve Jeppes Laut che arriva dalle retrovie e batte Pinto per il gol dell'1-0. La squadra di Tufano controlla il vantaggio e prova a far male. Il Napoli è quasi mai pericoloso. Al 29esimo la Sampdoria trova il raddoppio, cross dalla sinistra di Paoletti, Pinto smanaccia e Polli tutto solo a porta vuota realizza il gol del raddoppio. Al 34esimo una timida reazione del Napoli, tiro a giro di D'Agostino che non trova la porta. Al 40esimo Diepes cerca la doppietta ma il suo colpo di testa termina alto sopra la traversa. Al 43esimo la Sampdoria va vicina al gol del 3-0. Bucata la difesa del Napoli, Mané colpisce la traversa. Nell'intervallo Frustalupi inizia ad intervenire sulla squadra. Entra Mané per Spedalieri, fuori condizione e ammonito. Nella ripresa è la Sampdoria ad avere la prima palla gol. Al 50esimo Somma si trova tu per tu con Pinto che si oppone alla sua conclusione. Frustalupi continua a cercare soluzioni per trasformare la partita. Entra Giannini per De Marco. Al 53esimo il Napoli accorcia le distanze. Calcio d'angolo di Vergara, stacca Costanzo e batte Esposito, che con Somma e Aquino è uno dei tre napoletani della Sampdoria. Al 58esimo entra Marranzino per Didona. Frustalupi passa al 4-2-3-1. Il Napoli crede alla rimonta. Tufano invece opta per il 3-4-3. Si ferma Barba e arrivano altri due cambi. Torna in campo Marchisano e c'è Gioielli. Al 65esimo Pinto devia in corner, una conclusione di Somma. Tra il 73esimo e il 75esimo il Napoli sente l'odore della remontata. Prima Marranzino trova uno spunto con Esposito in difficoltà. Poi viene espulso Bonfanti per doppia ammonizione dopo un fallo su Gioielli al limite dell'area. Al 77esimo il Napoli si rende pericoloso. L'azione si conclude con un tiro di Ambrosino da buona posizione che si spegne a lato. Dal possibile 2-2 alla goleata subita. Nei 10 minuti finali il Napoli crolla. All'80esimo Aquino, che da bambino fu svincolato dal Napoli, prima di passare al Santaniello e poi alla Sampdoria, di testa supera Pinto e spegne i sogni azzurri. Con il fallo di Costanzo che determina la punizione del 3-1 della Samp, iniziano in realtà gli incubi del Napoli. Si viaggia alla media di un gol subito ogni 3 minuti circa. Il Napoli va in bambola, commette tanti errori anche nel palleggio della propria metà campo. Vanno a segno Di Stefano, Paoletti e Leonardi. La debacle finale è un brutto segnale. Il Napoli deve dimenticarla quanto prima e pensare alla sfida di sabato prossimo in trasferta contro la Juventus.